Non si conoscono più di tre o quattro manoscritti coranici su pergamena colorata. Questa copia del libro sacro dell'Islam è la più famosa. Si pensa che il Corano blu risalga al X secolo e provenga dalla città di Kairouan, nella regione nordafricana del Maghreb, oggi Tunisia. Nella sua interezza il manoscritto doveva contenere circa 650 fogli, ma solo 18 di essi è certo che siano sopravvissuti. Opera dai costi notevoli, è possibile che il Corano blu fosse stato commissionato dalla dinastia dei Fatimidi, allora recentemente istituita e in piena ascesa, per essere donato alla grande moschea di Sidi Ouqa, presso Kairouan. Una voce dell'inventario dei manoscritti della moschea riporta che nel 1923 era presente un Corano di dimensioni considerevoli, fatto di pergamena scura, con iscrizioni cufiche in oro. Alla fine del IX secolo, in Nord Africa, arrivarono ambasciate bizantine, cariche di regali, inclusi i manoscritti, nel tentativo di prevenire nuove campagne militari dei Fatimidi nelle regioni bizantine della Sicilia. Tra i vari doni vi erano codici bizantini scritti in oro su pergamene tinte di porpora. Il Corano blu potrebbe dunque essere stato composto a imitazione dei manoscritti di porpora dell'impero bizantino. Al pari delle primissime copie del Corano prodotte alla fine del VII secolo, il Corano blu è scritto in cufico, una scrittura graziata e dai tratti angolosi, il cui nome deriva dalla città di Kufa, nell'Iraq meridionale. Anche le iscrizioni della cupola della roccia di Gerusalemme sono in cufico. Ciascun foglio di pergamena era intinto più volte in una vernice blu indaco. Il testo veniva prima scritto in oro, poi con inchiostro nero si tracciavano i contorni delle parole. La punteggiatura era eseguita in argento, anche se l'inchiostro, ossidandosi, ha ormai assunto un colore spento grigio scuro. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!